Domanda super legittima. Per quanto riguarda il pistacchio, o comunque la frutta secca, essendo anidra, quindi priva di acqua, non scade subito. L'importante è sempre non farci andare l'acqua, tenerla in un luogo fresco e asciutto. In ogni caso, noi a forza di fare ricette, video, e a volte ci prepariamo il gelato anche a botte di 5-10 kg, oppure per chi ci ha seguito a Rimini Wellness, ne abbiamo preparati 7000 di gelati in 4 giorni e quindi non ci sono problemi. Poi questo quando finisce, ogni volta ne rimettiamo altro di pistacchio dentro. Per quanto riguarda invece le ricette o tutto ciò che ci viene inviato per recensire, anche lì ovviamente non si butta mai via nulla, ovviamente non riusciamo ad arrivare a scadenze con tutto, però vi faccio un esempio: ci sono determinate cose che magari durano di meno, che hanno le scadenze più ravvicinate, quelle in genere appena le proviamo, ci facciamo il video, andiamo a dare tutto quanto subito ad amici, parenti. Invece le cose, come ad esempio questa torta, l'abbiamo ovviamente assaggiata, ci abbiamo fatto il video, adesso la andiamo a spargere in giro per il mondo, non vi dovete preoccupare. Ovviamente questo vale anche per le altre cose che ci mettono le altre aziende. Invece per quanto riguarda quelle cose che possono durare un po' di più, non sono prodotti freschi, facciamo degli scatoloni, lo andiamo a regalare a una ragazza con cui ci siamo conosciuti nel periodo del Covid e regaliamo tutto a lei, la coordinatrice della fondazione su Maschi Onlus. Lei è smista e sa a chi dare cosa, quindi assolutamente nulla viene buttato, perché ci sono stati insegnati dei valori fin da piccoli, ovvero che il cibo non si butta. Possiamo fare contenuti, cercare di divertire. L'importante è che a prescindere dai contenuti che facciamo, dalle ricette e tutto quanto, nulla viene buttato, mai.